Buongiorno carissimi, bentrovati, buona e santa domenica, diciottesima del tempo ordinario. La liturgia della parola di oggi ci ripresenta nuovamente il capitolo sesto di Giovanni. Siamo al discorso sul pane di vita e Gesù che questa domenica si presenta a noi come il nutrimento essenziale, fondamentale della nostra esistenza. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, siamo al capitolo 16, dal versetto 2 al versetto 4 e dal versetto 12 al versetto 15 ci ripresenta di nuovo quel grande dono che Dio ha fatto al popolo di Israele mandando manna e quaglie per il loro sostentamento. Questa manna che è particolare all'interno della Sacra Scrittura perché anche nel brano del Vangelo di oggi più volte Gesù richiama questo, fa vedere anche, richiama alla mente la figura di Mosè. Però se vi ricordate nel libro del Deuteronomio, quando Gesù si troverà anche avrà a che fare con le tentazioni nel deserto, dirà non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quindi è Gesù il vero nutrimento. Lo stesso Signore ricorda come Mosè ha potuto sì dirvi che c'era questo pane venuto dal cielo, è un grande segno, ma un segno della paternità di Dio, dell'accompagnamento di Dio, di un Dio che vi ha messo alla prova anche per farvi vedere, per far tastare concretamente, farvi capire su che cosa si fonda la vostra esistenza. Però è vero che c'è un pane diverso, è quello che io vi do per la vita eterna, dice il Signore. C'è una contrapposizione nel brano del Vangelo di oggi. Capitolo 6 di Giovanni, dal versetto 24 al versetto 35, ecco, Gesù sta spiegando qualcosa di molto più profondo. Qui si parla di opere, che cosa dobbiamo compiere, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio. Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E Gesù, la parola vivente, il verbo che si è fatto carne, è Gesù il nostro vero nutrimento. Allora pensiamo un attimino quando anche il nostro agire, noi agiamo, facciamo tante cose, però le cose che facciamo quando partono da un valore che abbiamo dentro di noi, non c'è bisogno nemmeno che qualcuno ci stimoli a fare, già partiamo di nostro. Quindi l'azione, dal mio punto di vista personale, ecco, per essere vera azione, parte da un valore. Quindi Gesù dice, cosa dovete fare? Fare, fare, fare. Dovete credere, credere in me. C'è questo valore fondante, questo dono eccellente, che è la presenza del Signore che va accolto in profondità, credere in Lui. E poi questo, tra virgolette, valore che abbiamo dentro di noi ci porterà nelle azioni che la sovrabbondanza del nostro cuore ci farà comprendere. E allora ecco che San Paolo nella lettera agli Efesini, seconda lettura di oggi, siamo al capitolo 4, versetto 17, dal versetto 20 al versetto 24, c'è cioè una contrapposizione di due vie, una condotta di prima, ecco, come dice quella lettura. Avete abbandonato con la condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Ecco perché San Paolo dice: vi dico, vi scongiuro nel nome del Signore, non comportatevi più come i pagani con i loro vari pensieri. Che allora questa celebrazione di oggi, domenica, sia veramente il pane di vita, nutrimento della nostra esistenza è Cristo Signore. Crediamo in Lui. Lui è il pane della nostra vita, il nutrimento dei nostri giorni. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa domenica a tutti. E buon primo di agosto, questo mese così particolare. Oggi la Chiesa ci farebbe fare anche memoria di Sant'Alfonso Maria del Liguori, quindi buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome. Buona e santa domenica a tutti.